Passiamo ora alla discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti. La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Domando al relatore, al senatore Balboni, se intende intervenire. Prego, senatore Balboni. Sì, grazie signor Presidente. Soltanto per rimettermi alla relazione scritta, si tratta di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del senatore all'epoca dei fatti Raffaele Iannuzzi, e come lei ricordava prima, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari ha deliberato di ritenere applicabile l'articolo 68 primo comma della Costituzione, trattandosi di opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato. È aperta la discussione generale, ha chiesto di intervenire la senatrice Marilena Adamo, ne ha facoltà, prego senatrice. Grazie Presidente. Come i colleghi potranno vedere nella relazione che è stata distribuita, prima della proposta di delibera si dice la Giunta ha quindi respinto la proposta della senatrice Adamo di non concedere l'insindacabilità e nella seduta del 13 aprile è stato conferito al senatore Balboni l'incarico di riferire in assemblea. Perché non è la prima volta su casi analoghi, anche come dire, credo che tutti i colleghi ormai abbiano visto il ripetersi di questi atti che si riferiscono al senatore Iannuzzi, che la Giunta non riesce su questa questione ad assumere una opinione all'unanimità come sarebbe auspicabile, ma la mia relazione non è stata accolta e quindi io sento il dovere di informare i colleghi di quali motivazioni diverse ci hanno guidato. Lo stesso relatore nella sua relazione esplicitamente richiama l'opinione della maggioranza della Giunta di difendersi di fronte alle opinioni della Corte espresse in modo autorevolissimo con più sentenze, quelle alle quali noi ci troviamo quasi sempre sconfitti nella difesa che il Senato fa quando la Corte impugna i nostri deliberati su queste materie. Dicevo, il collega di maggioranza dice, si richiama a questa difesa contestando l'interpretazione della Corte che ci debba essere un nesso tra l'attività svolta come parlamentare, che è coperta da tutela costituzionale, e invece le opinioni espresse in altra forma, extra moenia, come si suol dire, sostenendo la tesi che un parlamentare sostanzialmente quando parla, in qualsiasi contesto parla, parla da parlamentare e quindi ha diritto all'applicazione dell'articolo 68. Chiesto ora di parlare il senatore Li Gotti, ne ha facoltà, prego senatore. In questa vicenda il nostro ex collega Iannuzzi si è difeso in commissione assumendo di essere divenuto senatore proprio perché in tal modo acquistava la libertà di poter dire qualunque cosa. Lo ha detto a noi in giunta, dicendo l'attività senatoriale
è strumentale alla mia attività principale, che è quella di poter esprimere le mie idee anche offendendo. In questo modo, essendo senatore, questa è un'opinione. Dire che un magistrato ha determinato il suicidio di un uomo, ossia la morte, perché questo scrisse il senatore Iannuzzi, attribuire quindi una condotta idonea a indurre alla disperazione un uomo sino al gesto estremo del suicidio è un'opinione. Questo è un fatto, non è un'opinione. Nella difesa il senatore Iannuzzi assume, e questo è scritto nella relazione, che il suo articolo non aveva un intento diffamatorio, evidenziandosi invece come lo stesso fosse esclusivamente volto a richiamare l'attenzione su alcune indubbie anomalie che avevano contraddistinto la gestione dei pentiti in relazione a un processo di rilievo come quello che vedeva imputato l'onorevole Andreotti per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Ma questa sua attività in ordine alle pretese anomalie della gestione dei collaboratori di giustizia non c'entra proprio nulla con ciò che ha scritto, ossia ciò che è stato scritto non erano le anomalie della gestione dei pentiti, ma che i magistrati avessero indotto un uomo a suicidarsi, cosa diversa. Quindi è stata anche una difesa abbastanza maldestra. Ha chiesto ora di parlare il senatore Izzo, ne ha facoltà. Prego, senatore. Presidente, grazie. Io per la verità ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dell'Adamo e del collega Li Gotti. Non mi trovo assolutamente d'accordo con le loro considerazioni e non per la verità sono stato capace di convincermi, anche perché ritengo che la relazione prodotta dal collega Balboni tagli assolutamente la testa al toro, per dir così, nel senso che è assurdo immaginare che solo perché ci sia un orientamento della Corte Costituzionale non dobbiamo più procedere a fare i ricorsi, altrimenti ci ritroveremmo a non esercitare più attività legale e di impugnativa degli atti, per cui ritengo che per davvero nel caso specifico il collega Iannuzzi ha espresso questo suo parere nell'esercizio della sua attività e credo che sia giusto che noi condividiamo questa impostazione, soprattutto riportata e virgolettata dal relatore, allorquando egli fa riferimento che in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione debba essere estesa quella che è la manifestazione del proprio pensiero politico e non assolutamente all'interno dell'aula, perché specialmente in riferimento a quelli che sono i nuovi modi di raggiungere il cittadino. Per cui a nome del Popolo della Libertà preannuncio il voto favorevole di condivisione della relazione del collega Balboni. Grazie senatore Izzo. Allora metto in votazione la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi. Senatrice Incostante? Presidente, il voto elettronico per cortesia. Sì, grazie. C'è il sostegno a questa richiesta della senatrice Incostante? Sì, c'è il sostegno a questa richiesta. Allora con il voto elettronico aperta la votazione. Tutti hanno votato? Cosa? Senatore Ferraro, non ho capito. Ah, tutti hanno. No, allora la votazione è chiusa. Il Senato approva.
La conoscenza è uno strumento di libertà. Chi conosce i fatti è più libero, chi sa le cose è più libero.